saluto. Buongiorno a tutti, con te a mezzaluna, Lorenzo Bentivoglio, ragazzi. E oggi, siccome mi è stato chiesto da un amico nei commenti di un precedente video sulla coltivazione a zero spontanea, andiamo a vedere come sfiammare i nostri letti coperti con telo in polietilene a bassa densità. Quindi, come vedete, ragazzi, i fori sono regolari. Non sono tutti precisamente la stessa dimensione, ma poco ci importa. Come vedete, è abbastanza semplice. Qui c'è mia moglie che li sta creando. Piccola sfiammatina, andiamo a cauterizzare il foro con il dito e si procede, si va avanti. Metodo semplice, ovviamente gli ultimi fori li fate combaciare per andare sempre dritti. Vi fate dei segni dove deve andare l'ala gocciolante, infatti è qua, come vedete, così da non andare, da avere sempre la stessa distanza dall'ala gocciolante, e si va avanti, ragazzi. Questi qua che sono un pochino più irregolari li ho fatti io durante parecchio vento e non ho usato il dito per cauterizzare, quindi un pochino si è allargato, ma poco male, ragazzi, cioè la perfezione. L'importante è che nel complesso sia un buon lavoro, sia per ottimizzare gli spazi, sia per essere veloci. Come vedete, già Claudia ha fatto più di 3 metri in 1 minuto e 40 secondi, quindi è un metodo molto veloce che ci permette di evitare le spontanee e limitarle, oppure limitarle al massimo, magari crescerà qualcuna vicino alla piantina, ma poco male. E niente, ragazzi, questo è il video su come sfiammare i teli pacciamanti. Si usa una classicissima fiamma, un cannello, come volete. Ok, questo è il risultato. Scusatemi se urlo sempre un pochino, ma questi giorni o piove o c'è un vento allucinante, quindi con un primissimo piano della nostra fiamma e della sua azione, Lorenzo Bentivoglio vi saluta, al prossimo video. Bella!